La premier britannica Theresa May ha annunciato il voto anticipato in Gran Bretagna per l'8 giugno, scenario che aveva più volte escluso nei mesi scorsi. La leader dei conservatori in testa nei sondaggi ha motivato questa scelta come un modo per superare le divisioni sulla Brexit. Laburisti, liberaldemocratici e indipendenti scozzesi si oppongono all'uscita dall'Europa, ma noi dobbiamo garantire certezza e stabilità negli anni a venire, ha detto May. Emiliano e Orlando all'attacco di Matteo Renzi. Secondo i due sfidanti alla segreteria del PD, l'ex premier rappresenta un ostacolo al centro-sinistra unito. Dobbiamo batterci perché il PD non diventi il partito di una persona sola, osserva il ministro della giustizia. Per il governatore della Puglia, la vittoria di Renzi al congresso porterebbe al voto anticipato, ma lui ci farebbe perdere. Occorre ricostruire il centro-sinistra, sostiene Emiliano. Riflettori di nuovo accesi sul testamento biologico. A partire da domani in aula alla Camera riprendono le votazioni sulla legge. Il testo consente al paziente di rifiutare anche nutrizione e idratazione artificiali, considerate trattamenti sanitari. Su questo si registrano forti resistenze da parte di centristi e Lega Nord, che considerano il DDL una sorta di eutanasia mascherata, volta a far morire i pazienti di fame e di sete. Da domani è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima dei prodotti lattiero-caseari, come ad esempio il latte a lunga conservazione, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. L'obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Lo scopo è segnare la differenza con i prodotti che usano latte importato. Un traguardo storico per il nostro paese, per il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che consente di creare un nuovo rapporto tra produttori e consumatori.